Ah, un faccio a tutti ragazzi, qui Calulu. Scusatemi se mi sente basso ragazzi, ma... Ma ragazzi. Oggi siamo con la Road to Challenger. Parte 76 ragazzi. E in molti mi hanno detto cane cambia champion perché sempre ignare, sempre Jayce. Allora io voglio di due cose. È vero che magari forse dovrei cambiare di più champion, facendo così potrei rischiare di perdere le partite. Però visto che voglio specializzare anche con Shyvana top, ho deciso di prenderla in rank di Shyvana top. Sono Diamond 5, 87 punti ragazzi, non so se avete visto gli screen sulla pagina Facebook, ma ho tryhardato premete con il mio jungler del team China, siamo riusciti a fare 5 win streak e sono arrivato a 87 punti, quindi se vinco questa, in teoria dovrei andare in promo. Ora, vi spiego un attimo due cose, abbiamo contro Irelia serve la vita, inutile strategia di contarmi le 5 pozioni, anche se con le 5 pozioni magari ci potrebbe far comodo, meglio cercare di tradare di meno, ma... Almeno di avere lifesteal, vita, attack damage. In questo modo. Ho preso il Gnet perché ormai in top, sia in ranked team sia che in solo queue, prenderò solo e solamente il Gnet, a meno che ci siano situazioni, ad esempio su Ryze, no? Su Ryze top, il Gnet non serve quasi niente perché tanto a chi là lo killi. Con Jayce top pure, l'Ignite potrebbe non servire, a meno che non hanno un champion tipo Gnar che potrebbe andare in all-in e poi lo devi killare prima, quindi l'Ignite può servire, ma in questo caso... Con Shyvana il TP non lo prendo perché ho contro un'Irelia che a sua volta ha preso il Gnet, quindi perfetto. Il loro team, ragazzi, il loro team. Vi spiegherò ora pian piano. In quasi tutte le Road to Challengers, quasi tutte le Road to Challenger, come cercare di fare le cose, tipo una semi special better nerf. Ho preso Shyvana per il semplice fatto che loro avevano i primi tre pick loro, erano Irelia, Corki e Jayce, quindi devo prendere qualcuno che poteva andare addosso a Jayce, non far scappare Corki. E cercare di counterare Irelia. Ora, in top come primo video mi posso fare tranquillamente la Sunfang Kate. Ora la Grand Wind Summon è ancora meglio, però la Sunfang Kate mi espongo di più al danno. Però se mi faccio ad esempio una Rune King, no? Gli danni della Rune King mi posso fare tranquillamente con più un item la Grand Wind Summon. Quindi ora, tranquillamente farmiamo. Non ho messo la musica a questo video, raga, andiamo molto bella, io pizza. Boh. Quando voi usate lei su un champion e poi non lo attaccate, gli levate molto di più. Tipo un tot di... Ma questa c'è la Greenstone in flask, non l'avevo visto. Non ci conviene tradare, raga, perché lei si recupererà sempre più di noi. Quindi meglio sta sul futuro e sta zitta. Nonostante che il suo fino al 10 minuti va bene, poi dopo un po' non servirà più a niente perché dopo un po' non ci sarà più la lane, ma si farà tutto all-in tipo... No? Ci sarà un fight all-in. Chi scapperà però di certo non si rincontreranno mai. Quindi se quello ho perso regalo o ha perso io da una kill. Non so se mi avete capito. Nel senso appena si arriva a un tot di time, i trade in top non ci saranno più, ma ci sarà solo uno lì da tutte e due le parti. Quindi chi uscirà sconfitto o regalerà o morirà. Poi parole questo. Non rimarrà in lane, cerca di qualcosa. L'importante cerchiamo di farmare qui, dal livello. Buono. No, no, no. Ho preso tanto almeno così c'ho la stack di Donald Spray. Ok, andate a guardare là. Se sto qua sotto, Fiddle non mi potrà mai gankare. Venga, era regalato. Ok. Ditemi se questa specie di... Infatti nel titolo ho messo appunto un nuovo stile. Per avere un feedback da voi se vi può piacere il modo di streamare così. Il modo di fare video così. Poi capito, dica anche la fibra da me non potrà mai arrivare, da quello che ho capito. Ci maxiamo la E. La fibra da me non potrà mai arrivare per il semplice fatto che i miei cavi di casa sono collegati direttamente alla centrale, non a un centralino. Questo è quello che mi hanno detto oggi, dopo che io 2 mesi ho aspettato la fibra. Infatti, mi sono incazzato un casino. E ora sbrocco. Ah, però veramente ci sono rimasto tanto male. Questo vorrà dire che non potrò mai fare streaming da 36 ore, non potrò mai fare tanti progetti. Perché queste cose? Enemy has been slain. I go.
Sarebbe stata una free kill, però. Tanto Fiddle ancora doveva arrivare. E Fiddle sta ancora a livello 2, raga. Rengar qua ha sbagliato, però tranquillamente andrà via. Non capisco perché sia rimasto. Cioè, si è proprio girato su Jesse o qua. Io ho l'ignite, lei c'ha l'ignite. Io tocca a te. Mi sono uscito fuori dalla portata perché sennò mi ero bastonato e poi mi ero buttato qua in culo. Ora ci importiamo lei, raga, perché di Enel la doppia Q, perché di Enel siamo, però allo stesso tempo nel 13 serve anche un altro danno, non solo il danno di lei. Ci servono due danni continui, ovvero la stack di lei e la doppia Q. Dovremmo un casino di danno, quello lagga. Ah. Io me la faccio tutta commovente e non posso essere cazzo. Ma tu hai rotto il cazzo, però. E non ci muoro. Qua che mara! Che cazzo, bella. Ora lei non ha lignite, quindi il 3D che farò dopo, perché lo farò, perché lei non ha lignite appunto, gli spanerò l'anno, raga. Quindi lei ora ha ufficialmente perso la top. Regaliamo. Ci facciamo vita. E invece che le scarpe, raga, che tanto con i regali le scarpe non servono a nulla, per il semplice fatto che se tu gli vai addosso, lei ti stunna e può scappare tranquillamente. Quindi facciamo questo. Un'altra Dona's Blade. Un po' di pozioni. E la ward. Perfetto, bot anche. Oh, bravo Fizz! L'ha fatto bene. Non ci muore. Attenzione. Good job Fish. Buonissimo. Rengar è, diciamo, un po' de, Ma Fiddle l'ha meddato? Mi sa che è andato FK, non si sa. Visto che sto comunque pushando e ora vorrei tradare con lei, la ward la metto qui. Che se la mettessi nel triba, scelgo lo junk, visto che sto pushando, devo venire anche direttamente da qui. Oh, porco dice, ma questo diventa un ricappato. No, non ha mandato, è quello là. Oh. Direi che dovrebbe ringraziare Dio che tutti questi mi hanno provato, sennò gli avrei rotto qui. Abbiamo due Dona's Blade, possiamo recullare, compriamo le questioni di Mark. Oh, che schiaffo. Ricordate, noi abbiamo l'ignite e lei non ce l'ha. Quindi ora lei pensa che ci può killare, ma non è così, raga. La sfondiamo. Non ho usato l'ignite perché potrebbe essere fin dal top. Perché l'ignite sarebbe stato inutile, non sarebbe morto. Zitti zitti, fatti come cazzo. Scappa così molto tranquillamente. La Fiddle l'ha rotto già il cazzo. Vediamo dove va. Fiddle se ne sta andando via, noi questa la possiamo trollare e killarci. Ripeto, noi abbiamo l'ignite e non ce l'ha. Lei sta qua dentro. Invece no. È un rischio usare così ora e doppio può pushare, perché potrebbe essere stata qui o qui, ci avrebbe fatto il culo. Ora ripostiamo la doppia W. Regaliamoci, facciamo. Ci dobbiamo fare questo, quindi ci sbilanciamo sulla Clot Armor. Ora ci possiamo fare anche le scarpe, perché abbiamo visto che Fiddle sta facendo passare la top, la vuole purtroppo non la compriamo, andiamo di trinket, tanto per poi facciamo il 9, il trinket è durato di più.
Dimmi se questo nuovo stile comunque, raga, vi possa piacere, che comunque parlo di più, senza musica cerco di farti capire come vincere un eventuale day, tipo simile a un BTMF, così la serie BTMF la possiamo tranquillamente levare se si nulla con questo. La lotta di Giguito ho visto che ha avuto tanto successo, raga, tanto tanto successo, ma sono veramente un... meravigliato perché 800 like in un video non c'ero mai arrivato, quindi... per la prossima lotta di Giguito credo che ne vorrò minimo 1000, ancora la devo registrare, mi sto dicendo cose al vento, sono solo parole. Ora ti spacco l'ami, raga. Irelia è morto. Ciao ciao, bello, bel flash. L'ho detto che devo stare attenta. Vuole cazzare col boss. Scusate se non vi ho fatto vedere stavolta la Champions League. Ma Jace. Non c'ho vuoto, devo uscire però. Flashata 20 secondi prima che lo scrivessi, lasciamo. 50, 50. Che cazzo ho scritto? Ora però lei ha Rally Knight e quindi trader a lei, però sta a 2 livelli sotto. E quindi sono cazzi suoi stesso. Buonissimo, bot, hanno zonato. Mamma mia. Questo Fizz. Fizz è troppo bello, raga. Ho perso un altro cannone. Ora lei ha finito il suo damage, per questo continua a tradarci. Visto? È fottuta, la cristalla in flasco, ora non gli serve un cazzo. La Q la devo cercare di tenere, perché quando Irelia magari fa la Q sul cannone o qualcosa, gli fate E Q vostra, non ci fanno top, guardate, così. Non so dove lo tengo io. Toccare pure questo. Lasciala. Vai. Ciao ciao. Oh, levate zanzare di merda. L'unico problema, raga, che ora dobbiamo rimanere sul tutore qua. Come ne fa così, almeno facciamo tutto questa parte del wave. Non credo che mi andrà. Oggi sono dislessico. Tipo troppo. Andiamo con l'attacco qua perché sennò non mi kill. Così. Poi è. Ah. Potrebbe essere stanno qui dentro appunto un pedone, infatti. Ci fa la seconda linea, lei ce l'ha, quindi dobbiamo stare attenti a non farci ingaggiare. Perché se ci ingaggia ora ci stupra. Sì, ci stupra se ci ingaggia ora. Dobbiamo stare molto attenti. Aspettare il nostro Ignite, aspettare la ulti e poi la stupiamo un'altra volta. Dopo l'Oman ci facciamo la prima di King. Oh, quello del cannone, guardi come lo prendo. Ah. Sono un coglione. Infatti sono un coglione. L'avevo detto che mi avrebbe fatto il culo. E io come un coglione ci sono stato. Là dovevo regalare, sì. Sì. Non ci andà. Per fortuna sono sempre in vantaggio a lei, c'è stato un sai che mi sta pensando da tutto. Che abbiamo fatto una gran cazzata, raga. Nonostante tutto l'avevo anche detto che non avrebbe killato, dovevamo solo aspettare, eppure come un coglione, visto che solito di notte, forse non lo vedremo mai. Solito di notte. Sono rimasto Rengar inutile che stai là. Non mi pushare la wave. No, vai! Sta zanzara. No, proprio. Affanculo. Perché ha pushato la wave a buffo proprio? Buffo. Queste sono le cose che non concepisco. Se andate in giungla, raga. Non andate top. Ha pushato la wave a buffo.
pare quello ha gustato un ulti a buffo. Questo Rengar. Ma poi neanche di magari ce l'ha fatta apposta per farlo a back Irelia. Irelia non va a back. Tutta sto cazzo, amico. LOL. Pensavo mi ha insultato quando ha fatto così, invece stava drenando. So stupid, Daniele, so stupid. E lei ha preso tutto il vantaggio ora. Porca troia. Sto cazzando un po' troppo. Ogni volta che faccio video, raga, va a finire che fido. Incredibile. Ora Rengar arriva a top e gli slamma la palla. Ma porca... Tra poco spona il drago, no, spawnato il drago, grazie. Ora loro non se lo fanno per fortuna. Fiddler non c'ha la ulti. Fiddler non c'ha neanche lì da jungler. Ragazzo, troppo sotto ora Irelia. Porca merda. Poi non c'ho neanche un item chiuso, forse mi devo guidare insomma, però tanto sarebbe stata sempre la stessa cosa. Ma il guidare lo stesso. Omen non omen chiuso. Ma di qua. Sciotta. C'ho la Trinity. Irelia va mid, raga. Irelia va mid. Noi lo sappiamo. Abbiamo avvisato anche il nostro mid. Quindi che faremo ora? Usciremo da top a prenderci la torre. Spero che se ne siano accorti siano scappati in tempo. Sì. Andiamo su prendere pure il drago, però a meno che non vedano qualcuno. Bel team. Ci ho fatto bene il minion, almeno così veniamo tutti verso me. Veramente un bel team, no? Mamma mia. Hai inserito tre di loro. Comunque, capo, lo sapete, ma ho fatto il streaming, l'ho dato Regiquit, no? E ha quittato un Ezreal. E quindi il contastro non si andrà a 1, raga. La prossima Regiquit, il contastro non si andrà a 1. Intanto abbiamo qualcosa alla torre, abbiamo 1500 HP. Questa è un'altra... Toh. Io ho il flash, ma... Ma io... Veramente, ora... Mo perché è un bel team mio... Anch'io non sto giocando male, alla fine sto 2-0, non pare che sto giocando male. Sto giocando male forse a livello di 1 vs 1, che Irelia un po' spannato l'anno. Però, cioè, raga, il loro team è fallito. Pure il nostro Rengar ha fatto qualche cazzata, però. Comunque, pizza enorme. E poi, però, il loro team sta a fare proprio ride, Fiddle. Stanno a fare proprio ride. Quindi, per dire, potrà cambiare da me un team così. E comunque, raga, un'altra cosa. Contro Diamond 4, quindi mi sei rialzato l'MMR. Ricordiamo se vinciamo questo andiamo in promo da Diamond 4.
che ovviamente registrerò tutte e due, forse ci sarà qualche ospite speciale, ma se rega gioco Gnare o gioco Jace è per tryhardare. Quindi mi spiace, ma se lo rivedrete è perché vado in Diamond 4. Perché purtroppo di giocare sempre in cazzo meta, perché sennò non riesco a reggere. C'è poco cazzo da fare. Tanto poi ci sarà la Road to Platinum, no? Appunto, che è lì che spariranno i champion, quindi non vi preoccupate, ruoli, champion, tutto, quindi vedrò un insieme di tutto. Poi di questo non vi dovete preoccupare. Oh, Riddle, how are you? Can I go away, please? Porca troia, il flash. Guarda le cazzate che sto a fa. Il Rai è enorme. Il Rai leva un casino solo con la Trinity. Questa dovrebbe botte. Porta a casa, porta. Dio, mamma mia. Sto giocando di merda, è vero. Sto giocando di merda. Ora mi faccio. Sto giocando meglio, sto giocando proprio del cazzo, raga, scusatemi tanto. Ora vi rimetto in me. Fammi pensare, loro hanno Irelia che fa tanto danno, quindi mi serve vita. Sì, do anche sciotta. Mi faccio l'item della Spirit. E poi non so se farmi Spirit o Banshee, perché c'ho il Rune di King. Prima Rune di King. L'item della Spirit e poi faccio la Sunfire, anche se sarà troppo tardi. Hanno il Baron. Hanno il baro, raga. Porca merda. Hanno il baro. Qui non c'è scherzo. Prendiamo sta torre. Il trove. Il trove. Questo è stato un troppo da Madonna, raga. Porca troia. Cioè, un Fizz è tanto fidato, però lui ci hanno qua fatto una bella cazzatona. Mo' devo pensare se... Questo me lo chiudo per forza. Lo pure in fretta, me lo chiudo. No, è Mercurio, no. Devo magari non me lo faccio. Irelia è il problema, raga. Irelia è tanto grossa. È tanto grossa. Devo guidare la ruina subito. Serve danno, perché sennò sono stress come una merda. Una tankata già tanco un pochetto, con la ultimi ho il doppio della passiva. Vado top. Che pin. Dobbiamo spittargli, amico. LOL. Madonna, che cazzo l'ho visto a questi? Porco... Mannaggia a me, mannaggia. Mannaggia a me, mannaggia. Sto trovando questo game, ragazzi. Stiamo a perdere colpa mia.
Spero che Rengar pure non sta a fa' un cazzo. Serve anche l'altro drago, sì. Non per un buff, ma più che altro per togliere a loro. Madonna, stavamo sotto di 12 kill. Cioè, stavamo sopra di 12 kill e stavamo qui. Quel Baron ce l'ho rovinato. Mi serve la Ruined, mi serve, cazzo. Mi serve la Ruined. Però di Dori stiamo messi meglio noi. Non è vero. Stiamo battendo, Dori, stiamo battendo. Ho preso il primo drago, questo è un problema. Allora se ci ringaggiamo questi, eh. Ok, non so sto. Ci possiamo prendere la torre tranquillo. Yeah. Subito. Madonna. Se sono presi sto drago, raga, che non se lo dovevano prendere. Direi che sta al 16 tra poco. Cioè, Fizz gli serve una zona. Buono. Vedo tranquillamente molta, però. Adesso ho voluto assicurare la kill al 100%, ho fatto bene. Mi serve questi item assolutamente perché Fizz incomincia a fare più damage. Ora vai via però, Cristo Dio. Vado botta a farmare, che mi serve che raga. Sta sotto di farm, però c'ho 8 kill e 8 assist, quello che volete, però. C'ho 8 kill e 8 assist. Enorme. È immensa. Le cose non gli dobbiamo lasciare prendere un altro baron, perché se si prendono un altro baron qua, è bella che è finita stamattina. Socchiera di corchi top Dillo Giorgio. Giorgio non è una questione personale, giuro. Kim demoni, bro. Un eco del Chase 400. Esce, bro. Amico mio Lucian, tu dormi però, eh. Gli ho pingato la ulti di Fiddle, c'è entrato dentro. Poi ci possiamo prendere l'inhibitor, perfettamente. Rengar no, è venuto a fine fight.
confusi. Andiamo veloci perché loro si possono fare il Nashor. Rengar decide di rimanere. Cosa regala dopo? Quando loro vanno al Nashor, gli spello, lo spello vivo. Perfetto, abbiamo anche questi item. Bot sta pushando. Si sa proprio. Magari potevi levare la pink prima, Rengar, invece di fatto quel buff. Forse sarebbe stato leggermente meglio. No, 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 no. Capire il motivo perché Rengar è andato in faccia a quell'altra. Prende il beccato a difendere, infatti. Mi faccio il rosso perché è un potenziale di danno che posso avere e voglio avere. Rosso sciotto. Manca solo una Sapphire. Che ho anche quella. Poi il bot. Andiamo tutti i bot tranquillamente, allegramente e spaniamo l'anno. No, no, Rengar, Rengar, Rengar handicappato, guarda. Da passare per di là, voleva dire, trovare un game, cazzo. Ha dato un all-in. Quale motivo Rengar è lì? Non lo sa nessuno. GG. Abbiamo perso, Rengar va da solo. Brom fila le ulti di flash. C'è Jace che mi ha shottato. Mi ha shottato Jace. Poi mi tengono bloccato per 30 minuti, cioè io mi faccio... Sapete che mi faccio, raga? Facciamoci l'angelo e vaffanculo. Votico io, votico. Rengar sta trovando sto game, poi inizia purtroppo che deve fare. Sta giocando benissimo, però... Mo' gli rinasce il nebitore. Va bene. Mi lasci clearare un secondo. Ora l'ultima cosa che devono fare è ingaggiare. Ora si fanno ingaggiare, guardate. Ok. Il danno fa tanto di più danno, però abbiamo visto che shot ancora di più. Rengar, il problema non riesco a capire perché dorme. Ora per fortuna la top l'ho fatta pushare, ora
problema è Jace. Jace Shot, cazzo. Onyx. Questi back a buffo non si possono vedere. Io c'ho un'altra 5 se regalo, però non regalo. Però ora regalo perché tanto regalano tutti. Facciamo così. Ha regalato lui, regalo pure io a sto punto qui. Ci vediamo di tempo qui. Non ho potuto fare niente, ho potuto solo buttarmi in mezzo e cercare di fare qualcosa. Ma... Ah, Rengar non so che cosa abbia fatto. Io mi sono buttato troppo tardi e questa partita l'abbiamo persa. Fizz ha preso il silence della Madonna. Io perma silenziato. Rengar, ragazzi, gioca troppo male. Non c'è comunicazione, non c'è aiuto, non fa. Jace ovviamente usciamo una merda, quindi fanno anche l'inibitor, come gli abbiamo fatto nel resto. Non ci andare, Rengar, si fanno il Baron. Tra 20 secondi c'è il Baron, raga. Possiamo lasciarlo il Baron. Morti Delia. Potevamo finirla. No, non è vero. C'è il bar. Ci vuole lui. C'è una botta pushata, peccato. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare molto attenti. Ora Rengar che regala a Laura, no? Però c'hanno un Baron Free, non abbiamo visione, cazzo. Questo gli porta un Baron Free. No, Rengar, ma mettici di più, eh. Calma. Devo lasciare questa qui, niente a me, no?
GG Rengar. Rengar ha aspettato tipo 80.000 cose in base, non so perché. Dobbiamo fare Tartar. Che devi fare? Perché Rengar più riuscendo a beccarsi sua. Cioè, Rengar sta giocando malissimo, raga, peggio di me. Sta partita mi sa. Diamond 4 non mi sono mandato. Mo Rengar rimore. Non posso là. Non puoi stare lì da solo, Rengar. Se cazzo poi ne hai capito qualcosa. Ci mettiamo qua come rassedutori, tranquilli. Tanto loro il drago non lo possono fare. Il baron se lo sono fatti. Se finiscono il baron, andiamo a rompere. Mi manca tanto l'engine, ma serve. 350. È risponato. Pizzo ha un FX bag. L'unico danno che abbiamo è il suo. Prendo le Q di Morgana in faccia V. Si bocca. No, verso. Abbiamo perso, raga, il Diamond 4, niente. Report, Rengar. Purtroppo, raga, io ho giocato male, lo so, però Rengar non ha comunicato, niente. Zero, zero. E mo si perderanno 30 punti a partita, vedete? Purtroppo se c'è quarto di champion che non so in meta, perdo. Quindi, raga, o non faccio più Rotu Challenger o giocherò Gnar e Jace come sempre. Mi spiace se meddo così, ma è l'unica cosa che posso fare. Meno 24. Rengar, mortacci tua. Vabbè, io spero che questa Rotu Challenger spamming ho riportato. Vi sia piaciuto? Se vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un bel like, se vi ha commentato, se vi ha condividete. A faccia a tutti, ragazzi, da Kailuk. Bella!